Una vittoria veramente fondamentale. Era una partita che volevamo vincere a tutti i costi e siamo stati bravi a reagire, come stiamo dimostrando nelle ultime partite, di saper reagire anche quando magari riceviamo uno schiaffo. E quindi da questo punto di vista mentalmente la squadra è cresciuta tantissimo, anche perché abbiamo l'obiettivo ben chiaro e quindi sappiamo quello che dobbiamo fare in campo, ci prepariamo sempre durante la settimana per poterlo esprimere al massimo e al meglio, e quindi la nostra reazione ci ha portato al pareggio e siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti che sono veramente importanti e ridanno ancora entusiasmo e continuità anche ai risultati che comunque abbiamo ottenuto nell'ultimo periodo. Senti Mattia, sull'azione del gol è anche un po' un premio alla tua pazienza, perché sei stato molto in panchina in questo ultimo periodo, hai giocato poco sul mercato di gennaio in cui insomma c'erano state le iscrizioni di partenza, è anche un merito per te perché hai saputo aspettare. Sì, sono contento. Per la prima volta lo vorrei dedicare a me stesso perché è stato un momento comunque abbastanza tosto, però sono rimasto sempre lì a lavorare con positività, con fiducia e cercare di dare il mio contributo in allenamento e fuori dal campo mentre mi riscaldavo per dare una mano ai compagni. E quindi sono ovviamente contento di aver contribuito al gol, insomma, del pareggio, però insomma, è stato un periodo comunque non facile, ma ho lavorato sempre con la giusta mentalità, con la perseveranza, che è quello che deve essere sempre il mio tassello per andare avanti e per lavorare, per costruire qualcosa di importante in questa squadra, dove sono voluto rimanere fortemente a gennaio, e nonostante tutte le varie situazioni che si sono create, perché avevo grandissima fiducia e consapevolezza che questa squadra poteva nel giro di ritorno fare qualcosa di importante, e quindi questo mi crea un po' di soddisfazione, sono molto contento e ora dobbiamo recuperare per continuare su questa strada e raggiungere il nostro obiettivo che ci siamo prefissati all'interno dello spogliatoio tutti quanti. Senti Mattia, la partita di oggi ha chiuso anche un po' il tour de force di impegni, perché 5 partite in 2 settimane, insomma, si facevano anche sentire. Come vi approcciate alla partita di Cesena con questi 3 punti poi fondamentali, insomma? Certo, sono stati dei giorni impegnativi perché, come hai appena detto, abbiamo giocato tantissime partite, però con questa vittoria che volevamo a tutti i costi andremo a Cesena a giocarci la partita come facciamo sempre, come l'abbiamo fatto con il Modena, e cercheremo di creare attraverso le nostre qualità, le nostre convinzioni, la nostra mentalità che abbiamo creato nell'ultimo periodo per andare a portare a casa una prestazione, a raggiungere i 3 punti. Questo è il nostro obiettivo che noi dobbiamo prefissarci partita dopo partita, e quindi lavoriamo, recuperiamo, lavoriamo bene i giorni che ci porteranno la partita di Cesena, con consapevolezza, la giusta serenità, il giusto rispetto, ma andremo ovviamente per andare a vincere la partita. Siete scesi in campo un po' contratti, forse sentivate un po' la pressione, comunque vi sotterramo sempre, deve sempre prendere uno schiaffo per poi reagire, è capitato anche in altre occasioni. Sì, è un piccolo, diciamo, obiettivo che ci stiamo Migliorando. sì, proponendo per riuscire diciamo, a far nostra subito la prima parte magari del primo tempo per poi indirizzare, perché sappiamo che siamo una squadra che poi sulla lunga attraverso il gioco, l'intensità riesce poi a creare moltissime occasioni e quindi dobbiamo ulteriormente migliorare questa cosa che con il Modena eravamo riusciti a fare molto bene nonostante avessimo giocato contro una squadra di altissima classifica ovviamente. E però ecco, come ho detto in precedenza, la cosa che dà valore secondo me è la reazione che abbiamo avuto per l'ennesima volta. Ovviamente era una partita sentita da parte di tutti, quindi un po' di tensione all'inizio si è sentita, questo è stato evidente, però insomma, importante è aver portato a casa questa vittoria che crea grande soddisfazione. Fatto trovare pronto. Sì, era una partita importantissima,
siamo davvero contenti di questa vittoria, che per noi era davvero una questione di vita o di morte. L'abbiamo approcciata bene, è arrivata una vittoria, cioè, davanti alla nostra gente, che ci rende molto orgogliosi. Grazie Simone. Allora, probabilmente l'occasione più semplice ti sei fatto rimontare, quella più complicata è centrato la traversa. Rimaniamo sulla seconda, ma un tiro che è partito veramente bene, forse troppo bene. Ancora troppo bene. Eh sì. Sì, che è da punte d'era che non faccio gol, è una cosa che mi manca, però sono dell'avviso che più ci pensi e meno ci arriva. Devo essere libero di testa. Oggi è stato bravissimo il portiere del Grosseto, mi ha fatto una bella parata, cioè, non c'è da dire altro, perché alla fine, come hai detto te, il tiro era parito bene, era indirizzato lì, però ci sono anche gli avversari ed è stato bravo ed è giusto dargliene merito. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Cioè, diciamo che è un momento sia per me che per la squadra molto bello e positivo, quindi c'è solamente una via, quella del lavoro, del non accontentarsi mai per far durare questo momento il più lungo possibile, cioè da qua alla fine, ecco. Simone, adesso avete 6 punti di vantaggio sulla zona playout, un'intera settimana per preparare il Cesena. Arrivate nelle migliori condizioni a questa partita, comunque difficile. Sì, sì, certo, assolutamente. La vittoria di oggi ci farà lavorare in settimana con tanta autostima, tanto entusiasmo, perché comunque quando vinci è sempre bello lavorare. Cioè, quindi sì, abbiamo questa settimana di lavoro, che tanto che non faremo una settimana tipo, perché abbiamo avuto un calendario davvero impegnativo, però ci siamo sempre fatti trovare pronti. Adesso lavoreremo questa settimana per andare ad affrontare una gara che sarà molto difficile, ma anche allo stesso tempo bella da giocare, perché affrontiamo una squadra forte in un bellissimo stadio, quindi penso che gli stimoli siano altissimi. Simone, vorrei soffermarmi ancora su di te. Si sta vedendo il miglior rosso della stagione, no? Nelle ultime gare. Oggi sei entrato con il piglio giusto, la giusta concentrazione, sei in ottima condizione, sta colpendo la traversa. Sì, sì. Sì. Sì, sono contento, sì, sì. Sì, dai, perché comunque un giocatore che fa il mio ruolo alla fine deve incidere con i numeri, con i gol e assist. Anche se oggi il gol non è arrivato, penso che ho impattato bene la partita, che comunque non è mai facile entrare, perché imprimere subito delle alte intensità alla partita è sempre complicato. Oggi è andata bene, sono contento sia per me che per la vittoria della squadra, che era voluta, era assolutamente di vitale importanza. Guardando indietro a dicembre, a quelle difficoltà che ci sono state appunto in quel mese, e vedendo adesso il tempo, ti viene a dire abbiamo fatto di strada con il migliore? Sì, sì, assolutamente. Però siamo stati noi, c'è stata la società, quindi quando si lavora bene, si lavora tanto, io penso che i risultati, per chi ci crede davvero, arrivano sempre. Ora la cosa difficile è non accontentarsi, andare sempre più forte, perché adesso, cioè, vogliamo anche iniziare a stupire anche un po' noi stessi, perché comunque siamo una squadra che gioca e quindi, cioè, noi ogni settimana lavoriamo, perché comunque la domenica, cioè, il nostro obiettivo è vincere, assolutamente, contro tutti. No, no, ma assolutamente. Cioè, io adesso non so oggi che cosa ha fatto il Cesena, ha perso, però bisogna avere massimo rispetto di tutti gli avversari, perché comunque anche nelle ultime giornate si vedono anche dei risultati un po' rocamboleschi, però è un campionato assolutamente difficile, dove bisogna portare rispetto a tutte le squadre, poi comunque a chi il Cesena, che è una squadra che è costruita per stare nei piani alti della classifica, quindi cioè bisogna avere massimo rispetto, però noi andremo là a giocare con tanta voglia e con la consapevolezza, cioè, di essere una squadra che è riuscita a trovare una quadra e ad esprimere il proprio gioco. Simone, anche la capacità di rimontare, no, che stai mostrando, significa che c'è stata anche la scintilla sul piano caratteriale. Sì, sì, assolutamente. Questa cosa qua è una cosa che tutti noi abbiamo notato, e una cosa che comunque ci dà forza, perché non è mai facile
essere in grado di anche di ribaltare le partite. Poi comunque oggi era una partita molto difficile, dove il Grosseto ti lasciava spazio, cioè, per giocare, però era molto bravo, cioè, nelle nostre, cioè, nelle ripartenze, quando noi magari facciamo degli errori. Quindi anche il fatto di avere questa forza è una dimostrazione che la squadra ha fatto uno step in più sotto il punto di vista caratteriale, morale, mentale, che è una cosa che anche nel girone d'andata è mancata.